lo tengo così, cerco di andare veloce perché se c'è la possibilità da chiudere la finestra, ma la un di mi cugnate il Feva, il Sartor Dom, l'eraneda semivicoli di Guardiagrelo, un paese della Maiella in Abruzzo. L'aveva imparato il mestiere da un parente che stava a Roma. A 21 anni, quando ha avuto la cartolina di precetto, come tutti quelli d'età sua, e si è presentato al distretto del suo paese, ma lei, dopo dei 3 giorni, è stata destinata a Pesare. Dove l'ha incontrata ma mia sorella, e lei è piaciuta, e lei ha sposata. Per guadagnare qualcosa, prima di tutto, l'ha cominciato a mettere a posto le divise di soldati di suo compagno. Dopo le passate, ma quelli di ufficiali delle caserme Cialdini e del Monte. Alla fine, la lavretta per la sartoria bolognese, rinomata a Pesare, come quella di Christian Dior a Parigi. Ma lei si è specializzata a tal punto che molti igiva solo per essere serviti da lui. Quando le state congedate, sal buon nome che il s'era fatto, leggi davanti per diversi anni, continuando a lavorare dentro a casa nostra. L'aveva comprato un bancone, un ferdastir, carbone, le forbici, il metre, i gessetti e tutto quello che serviva per impiantare una vera sartoria. Dopo la chiappetta, le lavorante, prima una, poi un'altra, via via, fino a 6 o 7. Un qualcosa insegnato anche a me. I sottopunt, le asol, i spalini da mettere in le giacchette, gli orle da fenti, i calzoni lunghi e via discorrendo. In poco tempo aveva rimediato una clientela di un certo livello, sulla sua buona volontà, e il contenteva sempre ma tutti. La gente l'aniva anche da distante per farsi vestire da lui. Una volta gli era rimasto un pezzo di stoffa, gessato bianco e grigio di lana rasata ditta Marzotto, che per una statura normale non sarebbe bastata, e allora lui l'ha fatto un vestito per me che ha sempre stato basso. In vita mia non avevo mai avuto un completo cerimonia su misura. Fino a 16 anni aveva campezza e calzon corti inverno ed estate. Per il buon nome che si era fatto, ha messo tutta la capacità e la bravura che aveva. È venuto fuori un capolavoro. Mi medra, quanti me l'avessi addosso, la mi abbracciata e la mi ha detto: quanto sei bel, fiul mio! Di sicuro se stai vestito, ma che te farai invidia a molti, e ne dirà di tutti i colori. In vita tua ti capiterà di sicuro di incontrare anche mai borriosi, chi crederà di essere più bei, più bravo, più intelligente, più importante di te. De soliti è disgustoso come i mocci del naso, e fastidioso come le zanzene quando le fischi in le orecchie. De lascia chi dica, dai sempre ragione con sfasai matti. Tanto loro io condannata non avevo mai ben come l'acqua del mer. Arcorte ben, fiol mio, che un libro non è importante perché la copertina bella, neanche se la è di pelle, se la scritta in or. E il val sol se quel che c'è scritto dentro le buon. Quanta era ragazza, in un canton di casa mia, tra mezzo alla mondezza io trovavo un baratol, tuccia che drugini di sfondo, l'era diventata l'ardotte le formiche, le mosche di vermi, di tutte le qualità. Hai dato un calcio per buttare via di standa, ma lei, che il baratol, la sonet come un campanaccio che ho, quel che porta le vacche in tel pascol. Ha messo incuriosita, allora raccolta, allora aperta. E dentro io trovato un maranghin d'oro d'una volta. Fora era una schifezza, dentro un qualduno gli aveva messo un tesoro. La mi ha detto questo perché la me voleva fare coraggio. Pareva che io avesse da gia fare una sfilata di moda.
Comunque, a Marcord, che quando l'ho messo per la prima volta, pareva davvero un figurino da mettere in vetrina. L'era una domenica, assaggito la messa ai cappuccini. I miei compagni, quanti mi avessero arrivato, e mi guardavano tutti e rideva se uno me davanti alla bocca per non farsi incorgere. Un'amica di mia sorella la mi ha urlato: «Oh, Carlin, che bel vestito che ti ha messo, di chi l'è? Che fate sposa la Pompidour? Non ti avrà fregato a Baldassini?» Tutti continuavano a ridere. Tra tutta quella sgrignarella a me mi vergognava come un ledre. Hanno avuto il coraggio di rispondere a nessuno. Mi sono sentito come un pulcino in la stoppa. A un certo punto io ho pensato anche ad agire via. Avevo fatto dopo la comunione, quando stavano tutti a testa bassa per mandare giù l'ostia. Invece sono rimasto male fino all'ultimo. Tutto sudato, rosso in la faccia come un papavero. Alla fine sono passato dalla sagrestia in quel teatrino e sono scappato prima di tutti. Sono venuto a casa, mi sono spugnato da quella volta, non l'ho più messo. Allora, ancora a Lotlar Mary, le noffie amanti, allo du prezzo qualche volta per recitare. Ma lì hai fatto la mia figura.